Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say, Saber Recaibi, e per me la Genova Calcio è famiglia. Come si, je n'existe pas. Elle est passée à côté de moi. Ho 17 anni, sono nato e cresciuto qua a Genova e ho origini da parte di mia madre ecuadoriane e da parte di mio padre tunisine e penso di rappresentare l'integrazione nella Genova Calcio, perché la Genova Calcio ci fa sentire tutti una famiglia. Ho iniziato a tirare i primi calci a un pallone in piazzetta, poi ho fatto parte di una squadra e per me quel campo da calcio lì era una piazzetta. E per me tuttora il calcio per me è divertimento e squadra. Sono della Genova Calcio da quando è stata fondata e ritengo che la società stia facendo un ottimo lavoro con noi ragazzi e loro prima di tutto, prima di insegnarci ad essere giocatori, ci insegnano ad essere persone. Io non seguo il calcio, preferisco 100 volte giocarlo e vorrei togliermi troppe soddisfazioni con la Genova Calcio. Aisha. Emanuele Mazzolini, per me Genova Calcio è ambizione. Ho scelto Genova Calcio per mettermi in gioco ed è iniziato tutto facendo un summer camp e mio papà ha conosciuto il genitore di un mio compagno e ci ha fatto conoscere Marcello Stagliano, che ci ha fatto presentare al signor Gianrusca, al signor Rinaldi, al signor Maisano. E allora a luglio ho fatto degli allenamenti con la Genova Calcio, mi sono trovato bene e ho cambiato società perché volevo imparare, volevo crescere e i miei compagni mi hanno accolto molto bene e si gioca anche bene e gli allenatori sono molto bravi e ho un po' imparato nuove cose. A me piacerebbe giocare in prima squadra perché stimo molto i ragazzi che ci giocano e vorrei anche arrivare in eccellenza o qualcosa di più e la metterò tutta per arrivare fino a quei traguardi. See the devil on the doorstep now, my oh my, telling everybody. Francesco Bevegni, per me la Genova Calcio è il sogno di poter giocare in prima squadra con mio fratello. La famiglia Bevegni è una famiglia della Genova Calcio, bianco-rossa. Noi siamo qui cresciuti in questa società da oltre 15 anni. Abbiamo due figli, Filippo, che è del 95, e Francesco, che è qui a fianco, del 99. Hanno iniziato a calpestare, a calcare i campi della Genova Calcio ormai oltre 15 anni fa. Ognuno di noi ricopre un incarico a livello societario e siamo contenti perché c'è stata una crescita esponenziale in questi ultimi anni con l'arrivo soprattutto di
Beppe Maizano, che ci ha dato una spinta notevole nella crescita della nostra società. Io ho condiviso la passione di miei figli e di mio marito per riuscire a condividere qualcosa e creare qualcosa assieme, di per come nei tempi cercavo di condividere i giochi pre-calcistici, ho provato a condividere anche quelli post-calcistici. Non mi intendo niente di calcio, la mia conoscenza calcistica parte dal momento in cui il mio primo figlio ha messo piede in campo e si è fermata poco più in là, non tanto più in là, però cerco di passare più tempo possibile con tutto quello che riguarda mio marito e i miei figli. È come se fossi nato nel Genoa Calcio, ho incominciato fin da piccolo a giocare in questa società che nel corso degli anni ha cambiato nome. Ho cominciato nella Polis Genova, alla Foce, fino ad arrivare ad oggi nella Genoa Calcio. Io e mio fratello siamo molto legati, mi ricordo ancora il suo primo gol alla Genoa Calcio. Il mio sogno sarebbe quello che mi vedesse segnare anche lui con questi colori. Marco Mascaro, per me la Genova Calcio è sacrificio. Matteo Mascaro, per me Genova Calcio è innovazione. Il grande Matteo cerca sempre di dare consigli al piccolo, il piccolo alle volte li ascolta, alle volte non li ascolta, sono sempre in combutto a tutte e due, io ho fatto meglio di qua, tu hai fatto meglio di là e niente, però alla fine si vogliono tutte e due bene, si trovano e certo che il grande è sempre, si sente sempre quello, il fratello maggiore deve dare sempre consigli al piccolo. Sì, io ci provo a dargli consigli anche se buona parte delle volte non mi ascolta, però si ci prova sempre a farlo migliorare. E a volte reputo che quello che mi dice non è giusto e provo a fare di testa mia. Però a volte mi dice, mi dà consigli giusti e quando cerco di applicarli. Il rapporto con mio fratello è un rapporto che comunque ci sfidiamo ogni volta, anche magari a inizio campionato avevamo fatto una scommessa su chi avrebbe segnato più gol, poi purtroppo si è interrotta, però comunque ci mettiamo sempre in gioco l'uno con l'altro. Ma io ho provato ad aiutarlo, stare vicino quando gli serviva magari una mano a camminare. Non sono potuto andare all'ospedale a vederlo per la scuola, per i compiti, però sono stato felice quando l'ho visto tornare a casa, che comunque non mi sembrava tanto addolorato. A me cosa piacerebbe dei ragazzi che anche con l'aiuto della società, perché questa società li sta aiutando tantissimo, è vedere i due ragazzi da qui a qualche anno, vederli giocare nella stessa squadra. Giocare insieme, si aiutano uno con l'altro, però sempre nella stessa squadra, diciamo, arrivare alla prima squadra e riuscire a giocare tutte e due insieme, via, vederli giocare tutte e due insieme. Quello mi piacerebbe vederlo, speriamo che, non è un sogno, però speriamo che sia vera questa cosa qua, diciamo. Come Genova Calcio abbiamo voluto contribuire con le nostre strutture tecnico-sportive al rilancio di una parte, di una zona di Genova per poter migliorare le condizioni sia familiari che tecnico-sportive. Noi abbiamo due campi a 11 storici, dove a Cornigliano è inutile dirlo da tanti anni, e la struttura del CIGE
che offre l'opportunità in un quartiere molto popoloso di poter fare attività sportiva dai grandi ai piccoli. Scendendo abbiamo Cornigliano, come ho detto prima, che è una struttura che si spera verrà poi rinnovata nel più breve tempo possibile. L'idea della società Genova Calcio è questa, è dare possibilità a un quartiere che in questo momento, con la formazione delle strutture dei supermercati, della Fiumara, può raccogliere importanti famiglie, importanti ragazzi per fare questa attività sportiva. Vorrei aggiungere anche il campo di Villa Gavotti, che anche se un campo a 9, noi ci permette di poter realizzare amichevoli o di trovare soluzioni alternative nei momenti concitati di recuperi o di altre situazioni. Saber, Emanuele, Francesco e i fratelli Mascaro sono quattro ragazzi che sicuramente rappresentano una comunità che sta giocando, sta lavorando, sta vivendo all'interno della Genova Calcio. All'interno di questa situazione, di questa comunità, di questo progetto comunque sportivo ma anche educativo, si ritrovano queste storie di vita, di questa storia di vita sportiva. Saber sicuramente è un sintomo dell'integrazione. Stiamo cercando di costruire una squadra che giochi per tutti in una città in cui possano vivere tutti. Penso sia molto importante questo fatto, perché l'integrazione è uno dei primi problemi che dobbiamo trovare a affrontare in questa società, perché nei quartieri in cui viviamo la presenza comunque di ragazzi che oramai hanno la cittadinanza italiana, sono nati italiani da genitori che comunque non sono nati in Italia, dobbiamo imparare a considerare tutti questi ragazzi un patrimonio della nostra società, ma una società civile, per cui portare avanti questo progetto vuol dire comunque inserirli nel miglior modo possibile. Saber è sicuramente un prodotto di questo lavoro. Già lo scorso anno Saber ha vinto il premio Fair Play per la partecipazione, per l'attaccamento, per il rispetto comunque anche delle regole. Mazzolini, Emanuele, è un ragazzo che ha una grande ambizione, un ragazzo che ha delle grandissime qualità, ha una voglia di procedere comunque avanti nel percorso di crescita sportiva. Ci auguriamo che comunque la scelta che abbia fatto di venire alla Genova Calcio sia vincente anche per lui. Se non sarà vincente per il raggiungimento di livelli professionistici, ci auguriamo di vederlo comunque esordire al più presto in una prima squadra. Francesco è il prototipo di attaccamento, è il prototipo comunque di una famiglia che vive la Genova Calcio, che ha costruito comunque la realtà della Polis, ha continuato a lavorare nella Genova Calcio attualmente, è il fratello di un altro giocatore che è stato uno comunque dei leader dell'anno scorso della cavalcata della prima squadra, che adesso comunque non è più con noi, e Francesco è un giocatore che tiene molto a questa società, è cresciuto nella scuola calcio della Polis, è arrivato ora a livello degli allievi comunque sperimentali quest'anno. I fratelli comunque che si stanno portando avanti, come fratelli Mascaro, un fratello del 98, un fratello del 2001, anche loro sono due attaccanti, stranissimo di trovare nello stesso ruolo, della stessa famiglia, due ragazzi che segnano. Uno quest'anno è stato colpito da un incidente all'inizio dell'anno, un incidente molto fortuito e sfortunato sicuramente, che ci ha privato di un giocatore che forse ci avrebbe permesso di raggiungere altri risultati anche in questa squadra, ma che non ha mai mancato l'attaccamento comunque ai compagni, sempre presente nella veste comunque di guardialine, nella veste di accompagnatore, nella veste di tifoso. E il ragazzo invece più giovane della famiglia Mascaro è un grande combattente che gioca in due squadre del 2001 e, se tu vai a vedere, comunque è leader nella classifica capocannoniere da una parte e dall'altra. E sono prototipo anche questi comunque di una realtà, perché loro fanno parte magari della storia della Corniglianese, la storia della Virtus, per cui ci sono più storie all'interno che sono state a integrarsi in quest'anno nel progetto della Genova Calcio.